Ciao a tutti e benvenuti su Semplina Bichi. Sono appena tornata dall'ufficio e in realtà sto aspettando che mi consegnino la spesa a casa, quindi ho veramente pochissimo tempo, ho i bimbi nell'altra cameretta che stanno giocando, però ho deciso in questi pochi minuti di fare un video che in realtà appunto è velocissimo, lo so già, è un video di review e anche per farvi vedere un po' meglio un tool che io trovo assolutamente ben fatto e anche molto molto utile. Il tool in questione si chiama Benjabel e forse ne avete già visto parlare su qualche altro blog o canale su YouTube ed è praticamente un supporto per lasciare asciugare i pennelli. Questo in particolare è nella versione bianca, ma ne esistono tanti altri colori, sicuramente il nero, il fucsia, se non sbaglio l'ho visto anche in altri colori su siti internazionali. Questo arriva dal sito di bbcreamitalia.eu, di cui vi ho già parlato veramente in tantissime occasioni e di cui vi rilascio di nuovo qui sotto nel box informazioni anche il link diretto per andare a guardare un po' i prodotti che hanno. Allora, io ce l'ho ormai da più di 2 mesi, quindi mi sono presa un bel po' di tempo per provarlo in azione e vedere anche come resiste. In realtà mi sarebbe piaciuto provarlo ancora per più tempo, ma avrei finito col recensirlo, diciamo, veramente troppo in ritardo forse, e credo che invece possa essere uno strumento molto utile per tante fra voi che hanno lo stesso problema. Io ho veramente diversi pennelli, sono una persona che ha poco tempo al mattino e soprattutto che tende a fare attività magari in un unico momento della settimana, quindi generalmente riservo il lavaggio dei pennelli al sabato o alla domenica, momento in cui sono più calma in casa. Quindi durante la settimana sono un po' più pigra, diciamo, e tendo quindi a cambiarli più spesso. Ne ho infatti diversi, proprio per non dover rischiare di truccarmi con pennelli che sono molto sporchi e quindi portare batteri sul viso. Se come me avete lo stesso problema o in generale avete pennelli da trucco e quindi avete l'esigenza di doverli lavare, questo può essere uno strumento molto utile. Allora, innanzitutto, come è fatto? È in plastica, è completamente in plastica, quindi anche molto molto resistente, ha uno spessore direi anche abbastanza considerevole, nel senso che sono due lastre avvicinate una con l'altra e avranno uno spessore totale di circa mezzo centimetro, forse poco più, e diciamo intervallate in queste zone, in queste fessure ci sono invece dei supporti in silicone, in gomma trasparente, che sono quelli che poi reggono il pennello e permettono al pennello di non scivolare. Comunque, alla fine del video vedrete anche una dimostrazione del lavaggio dei pennelli e di come io inserisco i pennelli all'interno di questo supporto. Adesso lo vedete smontato, in realtà arriva anche con le gambe, ovviamente perché sta in piedi, deve avere l'altezza sufficiente per poter permettere al pennello di stare sospeso a mezz'aria ed asciugare quindi a testa in giù. Io fino ad ora li avevo sempre stesi in orizzontale su un asciugamano, che è uno dei sistemi ovviamente più utilizzati, un po' più naturale da utilizzare da parte di tutti senza aver bisogno di alcun accessorio da acquistare o altro, e che potete ovviamente tranquillamente continuare a usare come metodo, però nel tempo, soprattutto per pennelli un po' costosi, rischia di alterare la forma del pennello stesso, che si asciuga quindi secondo un'anatomia diversa da quella che gli è stata data in origine dalla fabbrica di produzione. Quindi è sempre buona norma, se possibile, lasciarli asciugare a testa in giù, quindi con le setole non poggiate, oppure in orizzontale, ma con, diciamo, la parte delle setole sospesa nell'aria, in modo che si possa asciugare da tutti i lati e non prendere forme, ad esempio, della superficie su cui è poggiato. Come vi dicevo, arriva con due gambe il supporto, appunto, che è facilissimo da montare perché va semplicemente incastrato in questo modo. Su uno dei due supporti c'è poi questa, diciamo, protuberanza che esce, su cui ovviamente si incastra la parte superiore. Non importa se da questo lato o dall'altro perché sono esattamente identiche. Quindi voi fate combaciare, diciamo, la zona del taglio con la protuberanza che c'è su una delle due gambe e premete fino a quando sentite, diciamo, il suono di incastro. Questo è il supporto una volta montato, sta in piedi comodamente da solo e sulla parte superiore, oltre alle, diciamo, aperture, le fessure siliconate per i pennelli, ci sono anche due buchi che potete tranquillamente utilizzare per prendere il supporto e spostarlo da una parte all'altra del bagno, o come nel mio caso, una volta che ho finito di lavare i pennelli, siccome non mi piace lasciarli nel bagno, che è il luogo più umido e anche quello dove tutti noi ci andiamo a lavare, a pulire le mani, quindi anche solo per i bambini, se li lasciassi lì vicino sarebbe una tentazione continua per rubarmeli, li prendo e li sposto sulla mia vanity station con un asciugamano sotto, in modo che possano continuare ad asciugare per tutta la notte. Quindi comodissimo, facilissimo, veloce da montare. Una volta che avete finito di utilizzarlo, lo rismontate, quindi diventa piattissimo e facilissimo anche da conservare in un armadio, in un cassetto, eccetera. Quello che mi piace è anche che è sufficientemente largo da consentire anche di appoggiare pennelli grandi come un kabuki, quindi
voi non fate nient'altro che spingerli una volta lavati e bagnati all'interno della fessura e resteranno ovviamente penzolanti da soli. Ve lo faccio vedere anche con pennelli di altre dimensioni, proprio per farvi capire quanto questo strumento sia utile in realtà, a prescindere dal pennello che voi utilizzate. Anche nel caso di pennelli molto sottili e piccoli, ha una buonissima presa, e tra l'altro in questo particolare caso io molto spesso, per risparmiare spazio visto che ne ho tanti da lavare, li metto anche uno vicino all'altro in modo che più di uno possa asciugare nella stessa fessura. Ci sono infatti 15 fori, quindi potete far asciugare o 15 pennelli separatamente, come se volete tenerli uno diviso dall'altro, oppure come nel mio caso, soprattutto quelli di medie dimensioni e piccoli, io spesso li avvicino in una fessura uno con l'altro in modo da poterne lavare in contemporanea e far asciugare anche molti di più. Non vi consiglio comunque più di 3 pennelli in un solo foro, A per non sformare troppo il silicone nel tempo e B perché quando due sono vicini, diciamo, ogni estremità è a contatto col silicone, quindi viene ben sostenuta. Nel caso di un terzo, soprattutto se piccolo o in mezzo, rischia invece di scivolare tra i due manici degli altri due, quindi di cadere. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto. È un prodotto quindi che consiglio a tutte quelle che sono appassionate di make up, che usano i pennelli per truccarsi e che hanno il problema di doverli lavare e soprattutto far asciugare. Costa circa, se non sbaglio, 15 euro. Io non l'ho acquistato, me l'ha mandato per review, ma credo che sia anche un costo più che avvicinabile un po' per tutte, e soprattutto è uno strumento che ovviamente, come vi dicevo, se conservato bene dura veramente tantissimo nel tempo, e quindi io lo considero in questo senso un buon acquisto. Spero che il video vi sia stato utile, aspetto come sempre qui sotto i vostri commenti, e anzi, se qualcuna fra voi già possedesse questo strumento, può lasciare anche le sue impressioni qui sotto. Alla fine di questo video, dopo il saluto, troverete anche la piccola dimostrazione di come lavo il pennello e di come lo metto ad asciugare all'interno del Benjabel, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!